abbiamo chiuso la revisione dei New Jersey sull'area centrale, Piazza Duomo, via Dante e via Mercanti, in prefettura, all'ordine della sicurezza pubblica, dopo un tavolo tecnico fatto dal questore con tutte le forze dell'ordine e la polizia locale. All'interno di questo piano abbiamo previsto, come abbiamo fatto anche l'anno scorso durante sotto le feste di Natale, abbiamo previsto la chiusura di tutti i varchi d'accesso fino ad oggi aperti, e ne rimangono, mi pare che erano 17, e adesso ne rimangono aperti 5. Saranno presidi, stiamo intervenendo ora perché abbiamo permesso prima di tutto la costruzione, la realizzazione del mercatino di Natale e anche tutti gli approvvigionamenti dei negozi, e quindi adesso, proprio perché il periodo delle feste poi è un periodo più sensibile, abbiamo fatto la stretta. Già da oggi è operativo il piano che vi ho descritto. Noi, come uso dire sempre, quando dico noi parlo di tutti gli attori che stanno intorno al tavolo dell'ordine e della sicurezza pubblica, quindi della prefettura, le forze dell'ordine, la polizia locale e al comune, noi pensiamo per il peggio e cerchiamo di operare per il meglio. Purtroppo, come è giusto che si dica, noi dobbiamo fare in modo di continuare tutti insieme la città a vivere la sua vita normale, a godersi le feste con serenità e sapendo che c'è un sistema di sicurezza che fa il massimo per evitare che ci siano episodi spiacevoli in città. Io so che la polizia locale siamo quelli che siamo e non siamo in grado di aumentare, tranne che facendo fare più straordinario ai nostri agenti, cosa che devo dire in questo anno complicato, dove per vari episodi, dagli attentati al panico di Torino, si è alzata molto il livello d'attenzione, e devo dire la polizia locale sta operando con grande passione, con grande impegno. Non mi risulta che ci siano arrivi di altre forze dell'ordine in aggiunta a quelli che esistono oggi nel territorio di Milano.